musica, perché sei giovane come me in questo mondo fatto di musica e note, quindi il nostro augurio e l'augurio della nostra platea qui è di andare lì, Sanremo Lab, e dettare un nome che arriva dalla Campania. Ascoltiamo Gabriel Piscopo. Prontissimi, ragazzi stanno per iniziare, ma facciamo una carrellata di nomi di alcuni dei partecipanti a questa gara di talenti. Melania. Lino Arena. Adolfo. Antonio. Tu no, perché Antonio come? Enzio. Enzio. Da questa parte abbiamo? Marianna. Allora ragazzi, l'emozione quant'è? C'è l'emozione? Sì, sì. Si percepisce qui, allora vogliamo sentire un urlo per caricarvi. Forza, un bel urlo tutti insieme. Vai, ragazzi, tutti insieme. Hanno sognato che bussavi alla mia porta, un po' smarrita, ti toglievo i tuoi occhiali. Ma per vedermi meglio per la prima volta, sentivo che sentivi che non siamo uguali. Ed abbracciandomi ti sei meravigliata. In quel silenzio ho detto piano, mi dispiace. Ero bastato quel rumore per svegliarmi, per farmi piangere, per farmi ritornare alla mia infanzia, tutti quei bei notti e giorni, dove l'estate il cielo diventava mare, ed io volevo le vecchie bambole ascoltare. Bentrovati, siamo al Laboratorio delle Arti a Monte di Procida il 9 novembre e tra pochissimo inizierà la seconda edizione di Talent. Abbiamo qui il signor Cutarelli, ben trovato. Ben trovati a voi, è un piacere stare qui al Monte di Procida per questa audizione di Talent, che in pratica è associata al nostro programma televisivo che è Vivi la Musica, non smettere di sognare il talent. Stasera ci troviamo qui per selezionare i ragazzi migliori di tutto il circondario qui del Monte di Procida e per portarli in televisione a partecipare a questo talent. Allora, parliamo dietro questi eventi, c'è sempre un bel lavoro. Queste audizioni sono organizzate dall'associazione Artù. In collaborazione con la nostra produzione, i nostri amici dell'associazione Artù hanno organizzato questo splendido evento qui al Monte di Procida che ci accoglie oggi, e per dare la possibilità ai ragazzi del Monte di Procida e tutto il circondario di avere una chance per entrare nel grande mondo dello spettacolo che è il canto e i talent show. E abbiamo sentito di una bella scaletta ricca questa sera. Quanti artisti si esibiranno? Si esibiranno 26 cantanti, giovani cantanti, che vanno dai 12 ai 17 anni, e poi c'è una categoria che va dai 17 fino ai 99 anni, quindi abbiamo pure qualche cantante un pochettino troppo over, però... No, sicuramente non è troppo. Anche perché la musica non ha età, quindi... Certo, il nostro Paco Smart sicuramente non si farà sfuggire gli over 90. Allora, sulla locandina abbiamo letto l'importanza di sognare. Quanto è importante sognare? Per questi ragazzi è importantissimo, perché cantare, diventare cantanti, fare quello che
ti piace nella tua vita è importantissimo, è veramente importantissimo. Quindi noi cerchiamo di alimentare questo sogno, cerchiamo di dargli una possibilità, dargli una visibilità, dargli la possibilità di esprimere quello che hanno dentro. E quindi il sogno è proprio quello, cioè riuscire a fare quello che si ha dentro. Senza te, il tuo profumo sul letto, non voglio andare via, invece ti sei lontano, e chi sarà di me, non ti darà la sua mano, a chi darò la mia mano. Io non so più se una risposta c'è, ma se nascerà ancora il mondo, se salirò da più fondo, ma te lo giuro sai, ho paura di che sarà di me. Diciamo sottovoce, ma ormai lo sapete tutti, è il pupillo di montediprocita.com. Diciamo che l'abbiamo lanciato noi ci prendiamo questo vanto. Antonio Della Ragione, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Antonio, noi ripercorriamo un po' la nostra storia, perché eri un piccolo così e ora stai crescendo e noi ti seguiamo dovunque. Allora, Paco Smart ti ha scovato a qualche esibizione live, festa di piazza per la zona. Ti abbiamo portato a Fuori Rete, ti abbiamo conosciuto benino sul divano di Fuori Rete, quindi in diretta ci hai raccontato tutta la tua storia. Poi dovunque c'è la parola talent nel titolo della manifestazione, sappiamo già che ci sei. Certo, sì, perché come ripeto è il mio sogno fin da quando ero piccolo. Invece, quindi è passato parecchio. Sì. Allora, però noi sappiamo che è il tuo sogno, che hai sempre avuto questa passione, che ti ha portato avanti, però sappiamo anche che ti stai dando molto da fare nello studio. Certo, soprattutto per il canto, anche per la musica. Sto cominciando a studiare pianoforte. Diciamo è un grande impegno, cioè per fare questa carriera bisogna mettersi con il pensiero e andare sempre avanti. È anche più sciolto ora nelle interviste, vi ricordate com'era all'inizio, un po' più impacciata. Allora, un grandissimo in bocca al lupo da montediprocita.com. Crepi. E alla prossima. Siamo sicuri di vederti. Anzi, qualche volta siamo sicuri che dovremo anche fare la fila per vederti. Speriamo. Noi incrociamo le dita per te. Grazie Antonio, alla prossima. Buona Grazie prossima. A voi. Santo, com'è che la senti? E guardo, com'è che guardo? Migliaia di occhi che ti scrutano. Siamo nel backstage e abbiamo beccato Luca Lubrano, in arte Luca Morris. Buonasera. Buonasera a tutti quanti. Allora Luca, quando si parla di un talent show nostrano, sei proprio presenza fissa. Sì, mi piace farmi sentire, farmi ascoltare, far ascoltare soprattutto i miei pezzi, visto che sono un cantatore, allora più li ascoltano, può darsi più li recepiscono, più possono piacere i miei pezzi. Certo, come scelta e come proposta non è semplice presentarsi con i propri pezzi. No, diciamo che parti sempre un poco svantaggiato, perché per un giudice giudicare un pezzo conosciuto è molto più semplice che giudicare un inedito, però questo non ci ferma e vado comunque avanti con i miei pezzi, fino a che qualcuno li ascolta. E sulla locandina c'è proprio questo motto di continuare a sognare. Immagino che sia il tuo motore. Sì, nel momento che smetti di sognare hai perso tutto, perché se non ci credi tu, almeno tu in prima persona, nessuno più ci crede più di te. Allora, ci troviamo ora al talent, ma parliamo un po' anche degli altri talent show a cui hai partecipato. Sì, ho partecipato a parecchi talent show, a parecchi contest, pure l'ultimo Italia Music Awards, che è un concorso locale a livello nazionale, però sempre svolto a Caserta. Ho girato un po' tutti i concorsi, Castrocaro, ho fatto
un po' di tutto, diciamo che non, cerco di non fermarmi e di andare sempre avanti. Quindi un forte in bocca al lupo da montedifrocita.com. Crepi e grazie di tutto. Alla prossima. Ciao. Non c'è più posto per me, c'è una folla di amici e di amori un po' più facili, non durano che un attimo. Io ti voglio per sempre, lo sai. Voglio vivere nella tua isola. Gli altri no, non portano per me. Più di questi non si può vivere un amore. Insieme a te anche per morire e cavalcare l'infinito senza mancarsi mai. Più di così ti posso dirti in un minuto. E anche questa volta c'è lo zampino di Mario Carannante. Buonasera. Ciao, buonasera, grazie. Allora, io come presidente dell'associazione Artù, prima cosa voglio ringraziare l'amministrazione comunale del Monte di Procida che mi ha dato la possibilità di fare questa seconda edizione. La prima edizione la feci a Bacoli, la seconda l'ho voluta preparare qui al Monte di Procida, perché io mi sento un fregreo al 100%. La prossima probabilmente la farò a Pozzuoli. Questo è uno scoop per montedifrocita.com. Questo è uno scoop per montedifrocita.com, perché io mi sento fregreo, pertanto tutte le cose che si fanno in zona fregreo io sono contentissimo. Ho dato la possibilità a questi giovani di Bacoli e non di Bacoli di fare questa seconda edizione di Talent Non Smettere di Sognare. È un'altra possibilità che diamo ai giovani, augurandoci che vada sempre meglio. Grazie a tutti e grazie a tutti coloro che hanno contribuito, alla giuria, agli amici che stasera pazienteranno con noi in giuria, Ciro Biondi ed altri amici che sono venuti qui, giornalisti. Niente, io ringrazio un po' tutti per questa bellissima serata. Va bene, grazie. Hai fatto tutto tu, Mario. Grazie, in bocca al lupo, buona serata. Ci vediamo il 3 dicembre. Perfetto, sì, ci okay. Vediamo il 3 dicembre. Già lo sai? No, lo allora, diciamo ora. Allora, il 3 dicembre è la giornata internazionale dei portatori di disabilità. Pertanto io qui, insieme all'associazione Pro Handicap di Bacoli, stiamo preparando uno spettacolo che faremo in questa location. E noi ci saremo. Grazie per quest'altro scoop, sei proprio un focolaio di notizie. Grazie, in bocca al lupo per la serata. Grazie a voi, grazie a voi. In bocca al lupo ai ragazzi. Io vivo senza te, anche se ancora non so come io vivrò senza te. Io senza te. Manca davvero pochissimo allo spettacolo, ma siamo riusciti a beccare i presentatori. Allora, presentatevi, presentatori. Cico. Teresa. Allora, ragazzi, dove siete voi? Napoli. Anche tu? Sì, Napoli. Allora, manca pochissimo. Sì. Siamo addirittura d'arrivo, ci sono tanti talenti di là e sarò accompagnato dalla nuova presentatrice di Vivi la Musica Non Smettere di Sognare 3, Teresa Rosiello. Allora, stai dicendo nuova perché tu invece? Perché sono vecchiotto, diciamo. Seguo il talent dalla prima edizione. Sono questa è la seconda, diciamo. Questa è la terza edizione. Ah, sì. Ah, è la seconda edizione di Talent dove cerchiamo nuovi talenti, ma la terza edizione del programma televisivo. Siamo qui a Bacoli, a Monte di Procida. Grazie, con precisione. Grazie. Un colpo al cuore, guarda. Con precisione a Monte di Procida. E passiamo parola a Teresa. Teresa.
Allora, Teresa, io voglio sapere, abbiamo seguito un po' le prove qui. Perfetto. Qualcuno ti ha colpito? Com'è più o meno? Beh, diciamo che quasi tutti colpiscono, perché chi per il tono di voce, chi per la canzone che sceglie, molti di loro scelgono anche brani non semplici di grandi artisti, quindi comunque portare il nome di un grande artista di conseguenza hai un peso. Di solito sono anche ragazzi che sono alle prime armi, quindi questo è proprio un punto di partenza per tanti piccoli ragazzi, piccoli talenti, ecco. Noi ci auguriamo magari un giorno di dire: ma sì, ma ti ricordi quello l'ho visto, eh sì, quando abbiamo fatto la gara di talenti. Allora, noi vogliamo lanciare questo messaggio che abbiamo letto sulla locandina della manifestazione: l'importanza di sognare. Beh, sicuramente sognare, la speranza deve essere proprio l'arma della vita, quindi secondo me sognare, soprattutto con la musica, perché la musica a prescindere ci fa sognare, poi chi sa cantare deve anche far sognare gli altri, quindi che ci faccia sentire la bella voce. Tu sai cantare? Discretamente. Dai, facci sentire qualcosa. No, ti prego. Dai. Tu sei una cosa grande per me. Tu invece non sai cantare? Diciamo. Allora sentiamolo. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non vena così. E adesso ricordiamo: vivi la musica, non smettere di sognare, go go go, si parte quasi. Sei un po' stonato, a dire il vero. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per la serata. Grazie. Non smettere mai di sognare. Mai. Gara di talenti, abbiamo trovato un artista italiano, un volto noto, il signor Spencer. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, la trovo benissimo, informissima. Ultimamente l'avevo vista un po'... Sei ringiovanito? Fiacco. Sì, sì. Ah, puro fiacco ero. Sì, un po'... Beh, bene sapere che invece si mantiene dal vivo, è molto meglio. Ah, grazie per il complimento. Allora, cosa ci fa qui? Beh, sto aspettando di vedere questi ragazzi, sapendo che sono tutti bravi, penso che sarà una serata interessante. Allora, mi deve scusare se l'associo ai film cult che fanno storia. Lei ci deve fare qualche citazione ora, deve... Allora guarda, ti faccio la più classica per i telespettatori, perché soprattutto i bambini vedono questa, guarda. Ma svegliamolo, qua dopo ci credono, ci citano. No, allora, che lei lo sa che montedipracita.com è seguitissimo, i video di Pago Smart arrivano sui pianeti ancora non scoperti praticamente. Allora, lei invece è il signor? Francesco Nicotra, socio però ufficiale di Bud Spencer. Complimenti per la somiglianza, però se la porta un po' meglio dell'originale, ma mi citeranno per questo, secondo me. Allora, lei viene da? Dallo stesso quartiere suo, da Napoli o Palonetto. Ah, quindi è proprio... proprio tutti e due di là. Ah, siete cresciuti con la stessa area? Con 30 anni di differenza, sì. Allora, quindi, questa sera gara di talenti. I talenti di Monte di Procida e dintorni sono tantissimi. Questa sera abbiamo sentito le prove, ci sono delle voci davvero spettacolari. Cosa voleva augurare a questi ragazzi? Beh, innanzitutto un in bocca al lupo a tutti. Poi il tempo ci dirà chi andrà avanti e speriamo bene per gli altri. Perfetto, grazie mille, buona serata. Grazie a voi e a tutti i telespettatori, arrivederci. In bocca al lupo. Tante stelle nascenti qui alla seconda edizione di Talent, ma anche tante stelle che hanno avuto una carriera già molto importante. Abbiamo qui il signor Columbro, buonasera. Ciao Cristina, buonasera a tutti voi. Ti volevo dire, hai detto di stelle, ormai io sono una cometa, capisci? Quella là che passa ogni 7 anni. Però la più bella. Diciamo. Quella con la coda è la più bella. Eh sì, la coda, ci manca solo la coda, poi ci sta tutto il resto, hai capito? Allora, noi vogliamo sapere quanto è importante sognare oggi, che accendiamo il televisore, sentiamo solo cattive notizie e invece c'è qualcosa che ci accende l'ottimismo. Beh, io vorrei tanto essere capace di accendervi a tutti l'ottimismo, ma con i guai che ci stanno. No, lei non può chiudere così, lei ci deve dire qualcosa di ottimista. Sì, qualcosa, io spero tanto che vinca il Napoli, va, ecco, va bene, sei contenta così. Beh, è il nostro cameraman, non tanto. Non parliamo di situazioni politiche, perché oddio. Mi scusi, no, mi scusi se la interrompo. Io le ho chiesto qualcosa di positivo in questo mondo. Un futuro migliore a questi ragazzi.
e almeno lasceremo un segno. Adesso lasciamo, non entriamo in merito di quello che si dovrebbe fare, però speriamo soltanto che questi poveri ragazzi un domani abbiano un futuro migliore di quello di oggi. È giusto, è giusto.